Gilda Paoli, centrale del Marzola. Gilda, il primo set ve la siete giocata fino alla fine, il secondo e il terzo set loro sono partite bene, hanno preso un po' di margine, poi recuperare contro una squadra esperta e coesa, insomma, come l'hai visto, non è proprio facilissimo. No, infatti siamo in crescita come squadra, sicuramente siamo una squadra giovane e dobbiamo ancora conoscerci, perché di danno io è parecchio, insomma, che sono a Marzola e ogni anno bene o male ci sono nuovi innesti e ci vuole quella parte, diciamo, di campionato per conoscerci, per impostare un gioco. Stiamo crescendo, siamo un bel gruppo e quindi miglioreremo. State crescendo anche abbastanza in fretta, perché comunque siete finora in questa prima parte avete fatto dei bei risultati. Diciamo che è positivo, giudicate in modo positivo comunque questa prima parte di stagione? Assolutamente sì, abbiamo uno staff tecnico che ci supporta e che ci dà sia carica dal punto di vista psicologico, emotivo e quant'altro, che dal punto di vista tecnico ci aiutano tantissimo, e quindi il campionato è tutto da scoprire e vedremo, insomma, ci ritroveremo a fine campionato a vedere a che punto siamo della classifica. Gilda, abbiamo detto un gruppo nuovo, un gruppo giovane, ma che gruppo è questo nuovo Marzola? È un gruppo bellissimo, ci supportiamo tutte, abbiamo tra virgolette le vecchie più esperte e alcune ragazze che vengono da fuori, abbiamo poi le più piccoline nel gruppo, insomma un gruppo ben assortito che però insieme sicuramente sta dando bei risultati e ben amalgamato, e ci supportiamo tutte e sono molto, molto contenta del gruppo quest'anno. Gilda, l'hai detto tu, siete una squadra giovanissima, a parte un paio di voi che conoscono abbastanza bene la C, il resto sono ragazze molto giovani che vengono dal proprio settore giovanile. E dove e in che cosa si può ancora migliorare? In tutto. E sicuramente tutti gli aspetti sono da migliorare e ce la faremo a farlo nel migliore dei modi, dato che, appunto, come ho detto, siamo supportate benissimo da un fantastico staff tecnico. Gilda, tu ne hai visti tanti campionati, questa prima parte di questa stagione sembra, almeno per adesso, che ci siano tre squadre forse un po' più esperte, e l'esperienza in Serie C sappiamo quanto conta, un po' più esperte come può essere la Vis, lo Iodel, il Corredo, e poi un gruppetto di 3-4 squadre, diciamo guastafeste, più o meno sullo stesso livello, che possono, insomma, sia dar fastidio a quelle sopra che giocarsela tra di loro. È un po' così che la vedi anche tu? Tu come la vedi? Ma ogni partita ha una storia a sé e sicuramente non mi sbilancio né in un verso né nell'altro, nel senso che è lunga la stagione. È lunga la stagione, esatto. Vedremo a fine campionato.